Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono sempre un pochino in anticipo. Ecco, sono le 9 adesso. Perfetto. Tiriamo tutto. Ok. Sto provando. Ciao a tutti gli amici della pagina che si stanno connettendo questa sera. Differentemente dalle altre volte, sto provando una nuova piattaforma, quindi spero che possa funzionare come le altre volte. Tra l'altro, è stranissimo perché funziona a specchio, quindi se io metto le mani da questa parte, sono dall'altra, quindi sarò un po' disorientata questa sera. E benvenuti, benvenuti. Vedo già 6 persone connesse, aumentate sempre di più. Sono molto, molto felice perché questo è il secondo appuntamento di live al chiaro di luna, questo appuntamento che ho deciso di creare al ritmo delle fasi lunari. Quindi più o meno ogni 7 giorni ci troveremo qui sul mio canale a chiacchierare di varie tematiche, partendo sempre dal nostro satellite alleato, la Luna. E bene, bene, ciao! Che bello, posso vedere anche la chat direttamente. È bellissimo questo programma, fantastico. Direi che prima di presentare il mio ospite, che è qui con me, facciamo una breve presentazione, aspettiamo ancora i classici 5 minuti accademici per poi introdurre l'argomento. E ricordo che questa live rimarrà sulla mia pagina comunque presente e potrà essere ricondivisa. Anzi, può essere ricondivisa, quindi se volete anche metterla su altri canali mi fa più che piacere. Dai, facciamo entrare il nostro ospite, non facciamolo attendere troppo, anche perché so che lui è molto preparato anche sugli argomenti della Luna e mi piacerebbe introdurla una bella chiacchierata proprio su questo argomento. Lo introduciamo? Andiamo. Eccolo! Eccoci qua. Buonasera a tutti. Benvenuto, Grazie. benvenuto Grazie mille. a Nemeton, alle live al chiaro di luna. Intanto Onorato. una presentazione. E Orma d'Orso, io e Orma d'Orso ormai ci conosciamo da parecchi anni. E Orma d'Orso è un praticante della via sciamanica, una via che direi è proprio un uomo dei boschi, direi. No, l'ho conosciuto così. Tra l'altro ti ho conosciuto in una trasmissione radio e in quell'occasione, pensa un po', parlavi proprio della Luna. Quindi Eccoci, tutto torna. torna, sei il primo ospite delle live al chiaro di Luna. Inoltre ricordo che Orma d'Orso è il primo ospite delle mie naturviste sul canale YouTube, non perdetevele. Quindi abbiamo fatto anche lì una bella chiacchierata tra i suoi boschi nel Bresciano. E è stato proprio interessante e nutriente, andatevela a vedere. E che altro? Cosa vuoi aggiungere di te? Cosa voglio aggiungere di me? Allora, prima di tutto mi auguro che un po' dei miei seguaci di Instagram siano qui, li ho più o meno minacciati di essere presenti, quindi dovrebbero esserci. Saluto tutti, mi auguro veramente sarà una discussione bella partecipe. E che dire, siamo in questo cammino, la cosa fondamentale è che è un cammino di condivisione e di dialogo, quindi chiariamo subito a chiunque è connesso con noi, a chiunque ci sta dedicando il suo tempo, che mi auguro, ci auguriamo, ci sia veramente un dialogo allo stesso livello. Noi non siamo qua a insegnare nulla, ma siamo qua a condividere tutto. Quindi smontiamo subito tutti i vari pilastri sui quali le persone possono metterci. Siamo semplicemente anime incarnate in cammino che trovano dei momenti in condivisione, che trovano alcuni momenti dove condividere qualche passo con altre. Questa è un po', la mia idea di cammino che provo a proporvi, che provo a
a proporti, ma so che sei già pienamente in armonia con queste definizioni. Ah, che dire, lo sciamanesimo per me in breve è semplicemente un dialogo con la natura, con tutte le sue forme, materiali o spirituali che siano, ed è un ritornare a trovare il nostro posto in essa. Quindi demolire un po' il nostro concetto di razza evoluta, di unica razza intelligente, di razza dominante, ma tornare al nostro ruolo di mammiferi che hanno il potenziale di prendersi cura dell'ambiente dove vivono. Quindi ecco, questo per me è un po' la descrizione che darei di questo mio cammino. Bellissimo, sì. Sì, e soprattutto c'è un'interconnessione anche tra le specie viventi. Credo che sia la cosa più importante che, a mio avviso, che tuttora la scienza moderna ci conferma, ma che anche le popolazioni antiche hanno sempre intuito, no? Questa, non c'è una reale divisione tra noi e il mondo e la natura esterna, ma che in qualche modo ci possiamo anche intimamente sentire uniti con altri esseri, seppur diversi da noi. Esatto, spiritualmente assolutamente sì, ma anche proprio biologicamente, noi non è che veniamo da Marte o da chissà quale altra parte, siamo figli, creature nate dall'evoluzione di questo pianeta, siamo sue cellule. E come questo pianeta può in un certo qual modo servire noi, guarendoci, nutrendoci, guidandoci, così noi abbiamo il ruolo di poterci prendere cura di lui, non distruggerlo come stiamo facendo, ma vabbè, piccole parentesi. Più che una metafora che mi ha passato mio maestro e condivido con voi, noi non siamo la razza più potente, assolutamente, anzi siamo una delle ultime arrivate, stiamo vivendo un'adolescenza e per questo stiamo facendo un sacco di casini, è come prendere un sedicenne e dargli in mano un motorino, una pistola e della benzina, farà sicuramente casino. Questo è un po' il concetto di umanità, perché siamo alla fine gli ultimi arrivati, se guardiamo le tempistiche evolutive. Ma noi siamo l'unica razza che si è adattata a qualsiasi ambiente, ha quella consapevolezza e quella tecnologia. Ci sono animali che hanno veleno, che hanno artigli, che hanno velocità. Noi abbiamo il cervello sviluppato per sviluppare tecnologia. Questa tecnologia potrebbe, abbiamo il potenziale di prenderci cura del pianeta. E quindi il nostro ruolo non è di razza dominante, ma in qualche modo di razza maggiordomo. Cioè noi dovremmo potenzialmente essere noi a servizio degli animali e dei vegetali, perché siamo veramente l'unica specie che può prendersi cura di tutte le altre. Quindi non siamo noi dominanti, con tutto il nostro ego che fa faville, ma anzi siamo i giardinieri, mettiamola così. Se questa terra, nella metafora cristiana, è il giardino, è l'Eden per gli animali e i vegetali, noi siamo i suoi giardinieri, questo è il nostro ruolo sacro, almeno per quel che riguarda la mia visione. Bello, bella questa metafora. E siamo i giardinieri. Ah, vai, vai, scusa. Niente, scusami, e quindi è essenziale per prima cosa, per adempiere questo ruolo e anche per connettersi a questo ruolo, a questa nostra parte su Madre Terra, capire il suo linguaggio. E il suo linguaggio, più in vista, si può comunicare con un albero, con una roccia, con un ruscello, con un lupo, ma il linguaggio a caratteri cubitali sono proprio le sue stagioni, i suoi mutamenti e il ciclo lunare, i primi calendari, lo sai meglio di me, erano tutti legati alla Luna. E quindi il primo passo in questo tipo di cammino è appunto iniziare a ascoltare, osservare, comprendere i ritmi di Madre Terra, come se Madre Terra fosse la direttrice d'orchestra, avere in mano uno strumento. La prima cosa per suonare in armonia con gli altri musicisti è focalizzarci sul direttore d'orchestra, sulle stagioni, sulle lune, sulle varie celebrazioni come il Samhain che abbiamo appena lasciato alle spalle, come i vari solstizi ed equinozi, e iniziare a entrare in armonia ritmica con queste celebrazioni, con questi momenti di passaggio. Sì, perché la nostra ritmicità purtroppo ci è data principalmente da un calendario che però non rispetta poi la ciclicità e Madre Terra nelle sue stagioni. È un calendario un po' astratto, quello gregoriano.
Ma sappiamo che un tempo in tantissime società sparse in tutto il mondo la Luna era sicuramente un punto di riferimento importante, soprattutto nelle sue fasi. E Live al Chiaro di Luna questa sera vuole proprio commemorare questa fase. Con questa notte, anzi con questa mattina in realtà, c'è stato il 9 luglio verso le 6 di mattina, abbiamo iniziato una nuova fase. Il 9 luglio è proprio il punto in cui, tra l'altro, la Terra si trova nel cono d'ombra tra Sole e Luna, e quindi in ombra la Luna. E la Luna, in questo momento delle sue fasi, è praticamente invisibile. Si può vedere solo un pochino, ma è praticamente la Luna nera, la cosiddetta Luna nera. E queste erano fasi molto, molto significative, perché diciamo che le fasi di luna nuova, cioè, quando si inizia un ciclo, e spesso la cultura celtica questo ce lo dice molto, che gli inizi partono sempre dall'oscurità. Quindi anche la fase di luna nuova è simbolicamente partire dall'oscurità. Proprio per questo io ho invitato Orma d'Orso questa sera a parlare anche dell'oscurità, della ombra, perché beh, ce ne parlerà lui. Diciamo che un lato a me è molto, molto caro. Sì, e quindi sì, mi dicevi anche qualcosa delle lune rispetto alla tua tradizione? Allora, sì, se contiamo a livello anche preistorico, a livello cos'è che scandiva il tempo? Durante la giornata, banalmente, il sorgere e il tramontare del sole, ma nei cambiamenti naturali. Cos'è che dava un senso di tempo più ampio? Erano appunto le fasi lunari, che più o meno coincidono con un nostro mese, qualche giorno di meno, però. Quindi l'uomo ha sempre osservato la luna come il primo vero e proprio calendario lunare, che poi nelle varie tradizioni hanno più o meno sistemato, hanno più o meno adattato. Quindi l'essere umano ha incastrato, ha compreso i quattro momenti del sole, i due equinozi e i due solstizi, e ha cercato nelle varie tradizioni di incastrarci dentro i cicli lunari per avere un primo calendario naturale. E per quanto riguarda, io parlo della mia tradizione, ma penso di poter espanderla a qualsiasi tradizione sciamanica, pagana, neopagana, che comunque cerca un'armonia verso Madre Terra. Quindi seguire le lune e avvicinarsi alla loro energia, ma anche nel concreto, non è solo fare il viaggio sciamanico, fare la meditazione particolare, usare l'incenso particolare, quelle sono ottime cose, ma se non le portiamo in concreto nella vita di tutti i giorni, non servono a nulla. Piuttosto è buona cosa, siamo passati da un paio di lune di raccolta molto introspettiva, in questo tipo di lune è ottima cosa. In un certo senso ci aiutano le nuove normative Covid, stare nel nostro rifugio. Quindi già stai a casa tranquillo, lavora su te stesso, lavora sui legami familiari, lavora nella tua intimità. Mentre ad esempio all'opposto, nelle lune estive, dove c'è il massimo dello splendore, dove la natura ha tutta la sua bellezza, lì al contrario abbandona il tuo rifugio e vai a lavorare la terra, vai a lavorare sui rapporti esterni, vai a lavorare sui rapporti umani, sui rapporti di clan con gli altri clan. Quindi è proprio uno stile di vita. Se ci pensiamo, noi, la buona parte della natura in autunno e inverno va in una sorta di letargo, sia animali, sia piante, sia comunque i boschi, le foreste sembrano addormentarsi, sembrano quasi morire. Noi per assurdo l'inverno invece mediamente ci ammazziamo di lavoro, abbiamo mille impegni, escludiamo il Covid, abbiamo mille cene, abbiamo sotto Natale, mille aperitivi con colleghi, amici, tutto. E l'estate, che è il momento invece dove c'è più energia, dove c'è più carica, dove sarebbe un momento più creativo, stiamo ad abbronzarci la panza in riva al mare. La natura fa l'esatto opposto, l'estate è iperattiva. E quindi fa sbriga, disfa, cene, lavoro, progetti, e l'autunno inverno è più dedicato al raccoglimento intimo. Quindi banalmente non serve a niente accendere l'incenso giusto della luna, fare la meditazione adatta,
ma poi passare l'inverno a fare aperitivi, cene e cose sociali, mentre l'estate mi chiudo in un albergo a 4 stelle. È l'esatto contrario. L'estate esplodo di social e l'inverno me ne sto tranquillo a godermi il mio rifugio. Eh sì, è vero. E, sai, io notavo quando ho realizzato un video per Samain, ho detto una delle cose che secondo me potrebbero essere più interessanti anche di questa stagione è entrare a contatto con il buio, anche semplicemente l'esperienza di stare in ombra, al buio. Io anche qui a casa di sera accendo le candele, proprio anche per connettermi con quello che sta succedendo fuori, perché sai, anche a casa è facile accendere le luci, cioè nei nostri ambienti, oramai con l'elettricità, la luce arriva ovunque. La paura anche del buio, dell'oscurità, comunque paradossalmente è aumentata quando è aumentata anche l'energia elettrica. Quindi secondo me è anche interessante questa, la relazione che abbiamo anche semplicemente col buio, con la fase più scura, che poi più a livello introspettivo e psicologico rappresenta proprio anche tutto quello che di noi conosciamo meno. Sì, confermo, confermo assolutamente. E, anzi, abbiamo appena, banalmente su questo, abbiamo appena avuto alle spalle Samhain o Samhain, come lo si vuole, o Samnos, come lo vogliamo pronunciare in base alle varie tradizioni. E la bellezza di questa festa, l'aspetto che a me piace di più, è che queste popolazioni antiche, questi Celti, ma più o meno tutte le popolazioni, chiamiamole native, chiamiamole ancora con questo legame, vedevano anche la morte, quindi l'oscurità, come una cosa naturale, tanto che non piangevano i loro morti, ma durante questo paio di giorni, durante queste feste, si onoravano i morti, li si invitavano a tornare dal regno della morte per concludere quello che da vivi avevano concluso, perché un defunto non potrà procedere nel suo cammino finché non ha concluso tutto ciò che si è lasciato alle spalle. E quindi c'è una sorta di alleanza. Io che sono vivo non piango i miei morti, ma anzi utilizzo questa celebrazione per riaccoglierli in casa ed aiutarli a liberarsi dai pesi che sono tenuti dietro. E un'altra parentesi, come questi defunti arrivavano in casa, così anche i demoni dell'oltretomba potevano camminare liberamente sui territori dell'uomo. E cosa succedeva? Che molti clan, molte famiglie facevano offerte e cercavano un dialogo anche con questi demoni per farseli in qualche modo amici, perché quando se io per anni a Samhain sì, aiuto il nonno a oltrepassare, ma accolgo in casa, faccio dei doni, tengo in armonia anche i demoni che stanno seguendo lui, quando toccherà a me andare nel loro territorio, loro già mi conosceranno e mi aiuteranno al meglio. Quindi non c'è un aspetto di paura come potrebbe essere il diavolo, i demoni della nostra tradizione italiana classicamente cattolica, ma c'è proprio un aspetto di dialogo. Loro hanno quel ruolo, noi abbiamo il nostro e ci può essere un incontro, ci può essere un dialogo, una celebrazione da fare insieme. Quindi proprio, tornando al tuo discorso, un non ho paura delle ombre, ma imparo a dialogarci. Imparo a trovare un compromesso per trovare un'unione. Infatti, l'ombra non è sinonimo di male, è sinonimo semplicemente di tutto ciò che deve essere ancora portato alla luce. Nulla di più, non è nulla di malvagio. Sono solo tutte quelle cose che noi abbiamo addosso, che noi abbiamo dentro, che abbiamo in qualche modo assorbito dall'esterno o ci siamo creati, di cui non ci rendiamo conto. Quindi il lavoro sull'ombra è semplicemente, citando Castaneda, scendere all'inferno per tornarne su con consapevolezza, portando alla luce le ombre. Ed è per molti un lavoro molto difficile, soprattutto forse nella società di oggi. Diventa sempre più un po' anche per un allontanamento dai cicli naturali, entrare in un ritmo che è quello della natura. La natura ha anche questa grande metafora di spiegarci che alla fine di un ciclo oscuro vi è sempre.
un ciclo luminoso, ma semplicemente anche l'alternanza giorno-notte. Quante volte abbiamo, quanti sono i giorni in cui sperimentiamo nella nostra vita questo? Quindi in realtà a me piace molto studiare le popolazioni antiche proprio perché spesso in aspetti che la nostra cultura ci insegna come più difficili, più oscuri, più complessi da gestire, eccetera, vi è sempre una possibilità. E come dicevi tu, nell'ombra esiste la possibilità. Sì. Anzi, a livello, chiamiamolo sciamanico, ci sono molte scuole sciamaniche, molte sale, quindi prendete sempre con le pinze quello che vi dico, nel senso, non prendetelo come sciamanesimo universale che non esiste, prendetelo come quella via sciamanica che fa quella persona. Quindi se ad esempio io parlo di spirito guida e mi ascolta uno che crede negli angeli, angelo e spirito guida potrebbero, immagino, essere simili. Quindi impariamo in questi casi a prendere sempre con le pinze e capire il linguaggio dell'altro per tradurlo nel nostro linguaggio. Quindi questa premessa per non pestare i piedi a chi magari fa sciamanesimo di altre vie e magari sente cose un po' che cacchio sta dicendo. Capiamo con ognuno le sue metafore, la sua simbologia. Cerchiamo di trovare il giusto, avere in mano il giusto dizionario dei sinonimi. E nello sciamanesimo ogni ombra non è nient'altro che l'aspetto di un talento nostro che non solo non conosciamo, ma in qualche modo ci sta remando contro. La metafora, l'esempio banale è se io sono una persona estremamente timida e la timidezza per me è un'ombra, perché ad esempio ho un colloquio di lavoro, ho un esame a scuola, esco con una ragazza. E mi blocco, mi blocco, mi blocco, mi blocco, mi blocco, continuo a essere bloccato. Probabilmente, anzi sicuramente, quella timidezza esprime una forte sensibilità, una forte gentilezza, solo che in un determinato momento della vita una parte di me ha capito che non andavo bene così gentile, così sensibile, e quindi ha messo un blocco. Allo stesso modo, l'ira non è nient'altro che forza non controllata. Se io supero l'ira, la controllo, la forza può diventare una forza che uso per alimentare il coraggio. Quindi ogni nostra ombra spesso, questa cosa bella, divertente, tragica allo stesso tempo, non è altro che un nostro grande talento che in un momento della vita ci è stato detto o ci siamo detti no, 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 non fa per noi e lo abbiamo schiacciato in un angolo però questo talento sta continuando ad agire, solo che è stato totalmente storpiato. Oppure E la bellezza. possono essere anche le persone vicino a noi che ci hanno un po' messo un'ombra, no? Che non ci hanno permesso di esprimere quella parte di noi che magari sentiamo, che fuoriesce ogni tanto, che riusciamo a cogliere, magari Beh, genitori, banalmente, parenti, sai. l'immagine classica del bambino piccolo. Il bambino maschio che vuole giocare con le bambole della sorellina, no, no, è un gioco da femmine, lascia stare. La sorellina che vuole giocare a calcio col fratellino, no, no, è un gioco da maschio. Banalmente, il bambino che sta piangendo non devi piangere. Ecco, lì è l'errore più grande, perché devi buttare fuori. Emozione significa muovere fuori, buttare fuori, significa esprimere. Ogni pianto che un bambino interrompe, perché noi glielo imponiamo, è un ristagno emotivo che ne abbiamo creato. Quindi pensiamo quanto i nostri genitori, i nostri parenti, la scuola, per quanto l'ha fatto con il loro concetto di bene possibile, ci ha creato di quei ristagni, di quei blocchi assurdi. Ma non è una colpa loro, perché loro per prima li hanno ricevuti e quindi hanno semplicemente agito come credevano fosse giusto. Non è un discorso di colpa, è un discorso di prendere consapevolezza e quindi cominciare a vivere la vita in questa maniera, in questo tipo di ricerca. Tra l'altro, vedo in parte un sacco di commenti, non so se tu ne hai identificato già qualcuno. Guarda, io ho messo gli ultimi due commenti che mi sembravano molto belli, li ho fatti aprire in diretta. Però se ci fossero domande, questioni, sia sulla luna o sull'ombra,
In generale potete farceli, noi siamo qui apposta questa sera per rispondere, quindi siamo molto contenti. Tra Intanto. l'altro, ne approfitto per un esempio di Cito Sivaldi, che Igor Sivaldi, che usava questo esempio del target panic, il panico dell'obiettivo, il panico del bersaglio, che è una cosa, cito una sua conferenza, che però mi è rimasta molto come concetto di ombra, perché magari ho cercato di spiegarmi l'ombra in mille modi e poi ho ascoltato quella sua conferenza e lui in tre parole l'ha spiegata perfettamente, quindi mi permetto di citarlo, dove lui spiega che un arciere, nel momento in cui ha il suo obiettivo, nel momento in cui è esperto, ha le capacità, mira al punto del suo bersaglio, ma 9 su 10, quando si trova in una competizione, il target panic fa in modo che nel momento di scoccare la freccia, la sua mano la farà deviare appena appena appena, perché per noi è più comodo arrivare in secondi e non primi. È più comodo dire cavoli, c'ero quasi, cavoli, ho tutte le capacità, ma non ho il panico di aver centrato il bersaglio. Perché una parte di noi dice: no, 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 aspetta, non fa per te vincere. Sì, sei bravo, hai un ottimo secondo posto, hai una bellissima medaglia d'argento per te, ma non fa per te la medaglia d'oro. Quante volte questo target panic, se noi pensiamo alla nostra vita banalmente, quante volte avevamo tutte le potenzialità, la consapevolezza, il fatto di dire buono, è andata. E poi all'ultimo abbiamo rovinato tutto come degli idioti. A me è successo mille volte. E ripensandoci ti dici, cavoli, sono stato uno scemo. Perché c'è questo target panic, che come Sivaldi descrive l'ombra e ci sta da Dio, che in qualche modo va a dirti, aspetta, 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 non te lo meriti, accontentati, una frase classica dell'ombra, accontentati del secondo posto. Ti do il premio di consolazione, ma il primo posto non fa per te. Sì. Ma allora c'è questo concetto che secondo me è molto importante, no? Quando sentiamo che c'è qualcosa che in qualche modo ci spinge, di andarlo ad esplorare. Perché quella cosa mi dà così fastidio e allo stesso tempo mi attrae così tanto? A me è capitato molte volte, no? Di sentire quel tipo di sensazione lì. E io ho capito che quando entro in contatto con quella sensazione lì c'è un'ombra, c'è qualcosa che io devo andare ad esplorare. E diciamo che all'inizio non era così facile questo lavoro. Poi piano piano, secondo me c'è anche un lavoro di tolleranza anche dei limiti e anche un po' di presa di distanza, perché se prendiamo veramente un po' tutto sul serio, tutto ci può far paura. Quando però iniziamo a provare, a lanciarci anche alla scoperta di qualcosa che non è detto che magari è fuori, perché comunque l'esplorazione di ciò che non è cosciente è sempre un esperimento come un luogo lontano, un luogo sconosciuto. Però quando inizi una volta, due, ad ampliare questa capacità di riuscire ad andare oltre a esplorare, io credo che si inizi anche a prendere più confidenza con il lato ombra. Non so che cosa ne Sì, pensi rispetto a questo. approva pieno. Allora, che ci piaccia o no, noi non raggiungeremo mai un livello di consapevolezza assoluto, perché la vita, l'abbiamo parlato prima con le stagioni, è in pieno mutamento. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è imparare la danza che c'è attorno a noi e seguirla in qualche modo. Quindi, in ogni caso, se io ad oggi avessi tutta la consapevolezza possibile, già domani è tutta rimessa in gioco, perché la vita è fatta di cambiamenti, di mutamenti. E la bellezza non è raggiungere, prendere il diplomino, ho fatto il mio corso New Age di qualcosa, ho fatto il mio corso di cucina, ho fatto il mio, ho la laurea in ingegneria, ho il diplomino appeso al muro che dice sì, sei consapevole, no? Il diplomino, piuttosto, l'unico diploma che vale in questo senso, è un'autocertificazione di ricercatore, di mettersi in gioco. A un certo punto, io è anni che lavoro sulle mie ombre e ogni giorno è un continuo ributtarmici dentro. Ma E poi quella tu cosa sei anche scorpione. Dimmi, scusami? Tu sei anche scorpione. Scorpione ascendente scorpione, quindi è proprio il mio mondo. E la bellezza è iniziare a dire, scusami il termine, che figata questo lavoro.
cioè inizia ad innamorarti della ricerca, diventi un po' un Indiana Jones, dove il senso non è devo raggiungere l'illuminazione suprema, per carità, se quella arriva ben venga, ma il senso è che bello, sono in un cammino di crescita, mi sto conoscendo, tramite me conosco il mondo esterno, tramite il mondo esterno conosco me, perché è sempre un gioco di specchi. Se guardo dentro di me conosco l'universo, se guardo l'universo vedo tanti specchi che mi fanno conoscere lati di me. Quindi è proprio un... è come nell'esempio della musica, della madre terra, direttrice d'orchestra, è come iniziare a suonare. Se tu sei un musicista, non è che inizi a suonare dicendo non vedo l'ora che arrivi la fine, così è stato. Cioè, la passione è quella di suonare, la passione è quella di ricercare, la passione è quella di vivere, la passione è quella di continuare a mettere in gioco la consapevolezza, continuare a tenere acceso questo motore. Sì. E la bellezza è che appunto banalmente nelle 12-13 lune annuali che abbiamo, ogni luna ci porta un'energia diversa. Quindi anche quando tu riesci ad avere una stabilità, un attimo dopo la direttrice d'orchestra cambia totalmente musica, ritmo e tu sei costretto a improvvisare qualcosa per seguirla, devi essere un po' artista, devi essere un attimino un improvvisatore. Sì. Poi c'è anche questo concetto che vorrei, magari cerchiamo di vederlo insieme, anche di tenere a bada l'ombra, di controllare l'ombra, quindi tenere a bada quella parte di noi che magari sentiamo che c'è, perché l'ombra è inevitabile, ce la portiamo da quando siamo nati dietro. Credo che faccia anche un po' parte, sia anche un po' un pezzettino della nostra anima, in qualche modo. Però alcune persone sanno che hanno quella possibilità, ma la reprimono. Su questo concetto mi collego sul discorso, espando un po', alla fine in un certo senso sono tutte ombre, perché non sono, non essendo alla luce, non essendo consapevoli, qualsiasi cosa diventa un'ombra. Ma questo capita ogni giorno, in ogni nostra esperienza, quando noi in realtà non usiamo mai il libero arbitrio, ma noi spesso reagiamo, cioè non siamo noi ad agire, ma sono parti di noi. Banalmente, se da bambino un cane mi ha morso, io comincio ad avere paura dei cani, ma non è dovuto a un atto di consapevolezza, perché avere paura di un pastore tedesco ha un senso, avere paura di un barboncino non ha senso. Eppure chi ha paura dei cani, o banalmente in Italia non ci sono ragni effettivamente mortali, ma ci sono gli aracnofobici che hanno paura anche dei ragnetti, quelli della polvere. Banalmente ci sono persone che si costruiscono a livello inconscio anche dei film mentali sul fatto che no, nel mio lavoro sto benissimo, in questa relazione sto benissimo, mentre in realtà stanno male, ma sono situazioni di comodo perché hanno paura di affrontare il cambiamento. Qui per arrivare dove? Che spesso noi tutti i giorni siamo dominati da prendere decisioni che non sono decisioni nostre, sono decisioni nella zona di comfort, decisioni comode. Dovremmo avere il coraggio ogni tanto di fermare tutto e dire ogni volta, anzi ve lo propongo, quello che avete deciso oggi, le decisioni che avete fatto oggi, che parte di voi le ha fatte? Quale paura stava dominando? Quale zona di comfort stava dominando? Prendete la decisione, l'ultima decisione che avete avuto stasera, banalmente essere qua o banalmente quale pizza surgelata a scaldarvi o banalmente cosa guardo in TV, anche le cose più banali. Chi è che l'ha deciso davvero? Quale parte di voi ha deciso davvero di essere qua stasera? Quale parte di voi ha deciso oggi pomeriggio magari di lamentarsi del Covid con l'amico o con l'amica, di magari provarci con quel determinato contatto, di magari fare una sclerata di gelosia sul partner, di magari stalkerizzare l'amico per chiedergli del calcio, della Formula 1, di chissà quale cosa. Quale parte di voi sta agendo? Scommetto che se ci pensate, scoprite che è una parte mentale, un meccanismo, ma non siete voi. Scommetto che se fate questa analisi un pochino profonda vi rendete conto che nell'ultimo anno noi tutti abbiamo deciso veramente poche cose. Spesso abbiamo reagito come eravamo programmati, ma non abbiamo mai agito secondo il nostro libero arbitrio.
Il libero arbitrio non è far quello che vogliamo contro il volere degli altri, è far quello che vogliamo contro le nostre programmazioni. Perché abbiamo la fortuna di essere in un momento storico e in uno stato, in una realtà abbastanza libera. Possiamo praticare qualsiasi tipo di spiritualità, qualsiasi modello di vita, possiamo far bene o male quello che vogliamo. Eppure facciamo sempre le solite cose, cadiamo sempre negli soliti errori, siamo sempre schiavi delle solite abitudini. Cos'è che c'è che agisce al posto nostro? Quale parte di voi oggi ha agito per voi? Questa è la domanda. Quale ombra sta giocando dietro le quinte? Mentre voi siete distratti nella vostra zona di comfort. Facciamo un sondaggio, chiediamo di esporci un po' a chi ci segue. Intanto c'è una domanda di Sì. Mary Stella, credo si legga così, e ci chiede: buonasera a tutti, chiedo gentilmente un parere sulla terapia R come metodo di indagine, conoscenza e rimozione di questi blocchi e ombre. Grazie. Allora, premesso che sono abbastanza ignorante su questa terapia perché non ho mai approfondito. Ma il senso qual è? A patto che la terapia sia una buona terapia, dal Reiki alla cristalloterapia, allo sciamanesimo, allo shiatsu, a qualsiasi, all'ipnosi regressiva, non è mai la terapia di per sé a dare un effetto buono o meno. È quanto la persona che la pratica lo fa in maniera professionale, quindi non si è improvvisato, ed è quanto la persona che la riceve sa mettersi in gioco con la giusta consapevolezza. Banalmente, io posso prendermi il manuale su Amazon dell'interpretazione dei sogni e il sogno che faccio stanotte, domattina, leggerlo sul manuale e interpretarlo. Però chi ha scritto quel manuale non sa tutta la mia storia, non sa tutti i miei ultimi 37 anni di vita. Quindi sicuramente in quel manuale si descrivono gli archetipi medi e sicuramente una buona fetta di verità, di realtà ci può essere, ma c'è tutta la fetta di vita esperienziale che magari io quel sogno è derivato non da un archetipo, quindi non da un discorso a Jung o altro, che tra l'altro ha sviluppato l'ombra in una maniera favolosa con i suoi lavori, ma più che altro un discorso di elaborazione magari di un trauma che ho ricevuto da bambino. Quindi c'è sempre da prendere una consapevolezza più ampia, c'è sempre da fare un passo indietro e un passo in alto, un passo indietro per staccarsi dalla situazione, un passo in alto per guardare dall'alto. Banalmente, se nello sciamanesimo ci sono diverse tecniche, diverse pratiche, e si possono fare dei trattamenti sciamanici sulle altre persone, ma un bravo, chiamiamolo terapeuta, chiamiamolo praticante di sciamanesimo, può fare un trattamento per far provare alla persona la capacità, l'effettività di questa tecnica, ma poi porterà la persona ad autoanalizzarsi, ad autolavorare su se stessa. Perché io posso anche essere il terapeuta migliore, ma non ho la sfera di cristallo, non posso conoscere tutto il vissuto della persona, tutti i suoi traumi e come lei psicologicamente ha costruito i suoi schemi su quelli. Cioè, dovrei essere uno strizzacervelli a livello veramente, cioè, dovrei aver vissuto tutta la vita di quella persona fino a quel momento per poter analizzare bene. Quindi io credo che la migliore cosa sia far capire all'altra persona eventualmente su cosa lavorare e darle le capacità di auto esaminarsi, di auto lavorare su se stessa. Penso che questo sia un pochino il segreto di un buon terapeuta in qualsiasi tipo di disciplina. Di se io ho un problema e vado dallo psicologo, poi l'anno dopo un altro problema, torno dallo psicologo, poi l'anno dopo un altro problema, torno dallo psicologo, arrivo a 90 anni all'ospizio che sto ancora parlando con il psicologo. Nel senso, lo psicologo ci sta a pieno che mi risolve il problema sul momento, ma deve anche farmi capire, deve anche guidarmi a come gestire la mia psiche. Così, non so se sono riuscito a risponderti alla domanda, scusami, ma sulla terapia R conosco poco e quindi non voglio assolutamente espormi su una cosa che non conosco per evitare di dire cialtronerie.
Anch'io non conosco che tipo di terapia sia. Ho una domanda, ma no, finisci pure, sì. No, stavo dicendo appunto, leggiamo, mi fa sempre piacere, mai un discorso da noi verso gli altri, ma sempre un'interazione. Io ho le mie domande ovviamente per Orma d'Orso, poi se ne avete anche voi, se è il caso di soffermarci su alcuni punti rispetto ad altri. No, mi veniva. Ah, ecco, guarda. Ok, metto in evidenza questo di Serena. Penso che il lato oscuro sia anche la fonte primaria della creatività. È il luogo dell'inconscio, delle visioni oniriche, delle immagini archetipiche che dischiudono opportunità di cambiamento profondo. Promuovo a pieni voti, perché io con le mie conoscenze razionali attuali posso fare l'ingegnere, nel senso posso prendere quello che so e elaborarlo, ma tutto ciò che è ispirazione, intuizione, non deriva da un ragionamento, deriva da quella parte di noi che è in qualche modo o collegata, vuoi uno spirito guida, vuoi un angelo, vuoi, che è intuitivamente collegata. O comunque da quella parte di noi che in qualche modo ha queste visioni, ha questi archetipi ed elabora. L'ispirazione, l'intuizione, il lato artistico deriva sempre dal lato d'ombra. Perché tutto ciò che ha la luce è puro ragionamento. Se sono un ingegnere che devo progettare un ponte, devo usare il mio lato di luce per usare formule matematiche per evitare che crolli. Ma se sono adesso non so come si chiama, però quello che è creato a disegnarne il design. Allora lì sì, ci sta che dalle mie ombre mi viene, ehi, potrei farlo così, magari mezzo spirale, mezzo strano, e poi si passa la palla all'ingegnere che con la matematica lo renderà fattibile. Però assolutamente, le ombre, ripeto, non ha nulla di negativo, è semplicemente tutto ciò che non è alla luce. Quindi le ombre contengono i nostri blocchi, i nostri ristagni, le nostre forme pensiero, contengono il nostro lato intuitivo, contengono anche il nostro collegamento col divino. Per me il divino è proprio Madre Terra, nella mia ottica noi siamo tutti noi, tutti gli esseri viventi, sono cellule di Madre Terra, cioè vedo un unico essere vivente, un'unica anima, Madre Terra, e noi tutte le sue parti. Quindi per me il collegamento col divino è il cuore pulsante della Terra. E questo collegamento per me è in ombra ed è giusto che sia così, perché quando io parlo a Madre Terra non è che ci faccio una chiacchierata a formule matematiche razionale. Io razionalmente semplicemente vado in profondità, quindi mi calo nell'ombra e lì c'è il collegamento. Infatti c'è la trana sciamanica, ci sono i vari tipi dal viaggio sciamanico alle varie meditazioni trascendentali, alle varie... non a caso molte tecniche sciamaniche non solo tendono a portare a uno stato alterato di coscienza o tendono a comunque far collassare la mente o farla uscire di scena. Il problema qual è? Le nostre ombre in questo senso sono assolutamente positive perché come dicevi giustamente te, metà è giorno, metà è notte, scusa, metà è luce, metà è notte. Ma non dobbiamo essere consapevoli di entrambi. Cosa vuol dire? Vuol dire fare pulizia di tutte le ombre che abbiamo buttato in noi, di tutte le ombre esterne del no, non sono abbastanza in gamba, del no, sono assolutamente iroso, del no, sono chiuso, no, mi vesto così perché sono no, uno della mia famiglia non si comporta in questo modo. Quante ombre si creano con il confronto, no? La nostra società, la società del confronto, che siamo sempre qui a guardare quello che fa l'altro. Questo, quante ombre crea, secondo te? A milioni, ma se tu pensi che banalmente la nostra scuola purtroppo funziona sul giudizio, cioè l'insegnante, allora adoro la classe di insegnanti, quindi se c'è qualche insegnante non è minimamente offensivo verso la vostra professione, ma è un ragionamento su come funziona la scuola. Funziona che io ti do il diploma con un voto, quindi la tua bravura è un numero e quindi si confronta, perché cavolo, io ho preso 90, tu hai preso 92, l'altro ha preso 60, si fa una scaletta. E in più io studio non per il piacere di apprendere una materia, un mestiere, ma per superare la verifica. Perché
per passare l'interrogazione, per superare il giudizio dell'insegnante. Fin dalle elementari i bambini vanno a scuola con un unico obiettivo: superare la verifica, venire promossi a fine anno. La scuola, nella mia testa utopica, dovrebbe essere senza voti, ma dovrebbe essere capire quali sono i talenti della persona e stimolare nella persona la curiosità di apprendere. Quindi io non devo farti studiare perché sennò ti boccio, ma sei tu che è appassionato della materia, e il mio ruolo è appassionarti alla materia, mi chiedi se è interessato. Cioè, vedo proprio il ruolo al contrario. Sarebbe fantastico. E il fatto che se io in una scuola ho una mente matematica, e scientifica sono favoloso, ma nelle lingue o nella letteratura faccio pena, buono, andiamo su quella. Dovrebbe essere un capire il potenziale e farlo fruttare e portare la curiosità, l'interesse allo studio. Tu pensa già a un bambino di 6 anni che la prima cosa che impara è l'istruzione, è quanto vengo giudicato. Cioè, è un disastro. Ci vorrebbe più interesse verso la diversità. La diversità di intelligenze, le varie sfumature che ci sono in ognuno di noi. Più attenzione a questi aspetti, forse. Sì. Sarebbe carino ci fosse qualcuno impegnato a livello scolastico, che sia o uno studente o un professore che partecipa, che ci dà la sua opinione. Io posso parlare da ex insegnante. Ah, ecco, ce l'abbiamo, abbiamo qua un insegnante, attenzione. No, in realtà sono ancora un po' insegnante, però va bene. No, poi ci sono altre domande. Aspetta, vedo quella. Ok. Vediamo questo. Laura ci scrive: nel mio caso confesso di poter contare sulle dita di una mano le volte in cui ho veramente agito seguendo ciò che volevo davvero fare. Sarebbe bello imparare ad illuminare ciò che sono, le più piccole parti di me, così come nel buio, accendendo una semplice lampadina. Illuminiamo il comodino o diamo luce alle pagine di un libro. Bello. Sì. Sì, è una triste verità il fatto che noi abbiamo il libero arbitrio, ma semplicemente non l'abbiamo praticamente quasi mai usato. Abbiamo sempre reagito, non abbiamo quasi mai agito. Sì. Poi c'è Andrea. Ah. Ehi, ciao Andrea, eccoti qua, scusami, il saluto personale un attimo, bypasso tutti. Come stai? Un abbraccio fortissimo, scusami. Amici. Amici e compagni di viaggio, assolutamente. Allora, leggere a te. Io penso che una buona terapia non sia quella che ti toglie un blocco, ma quella che te lo fa attraversare, assolutamente, assolutamente, assolutamente. L'esempio banale è, cavoli, ho mal di testa, vado al dottore, mi dà l'Aurin, buono, mi dà il Moment, mi dà quello che mi dà. La settimana dopo mal di testa, vado dal dottore e mi dà la pillola. La settimana dopo mal di testa, mi dà la pillolina. La settimana dopo un buon dottore dice: ascoltami, intanto prendi l'antidolorifico, ma facciamo degli esami approfonditi, andiamo a incontrare cosa ti fa venire mal di testa, visto che ce l'hai spesso. E lo stesso, cosa che potrei dire Andrea, è: se c'è un problema, il terapista deve fartici sbattere addosso la testa, immagino, interpreto così. Deve mostrarti, deve dire: attenzione, io posso darti una mano a gestire l'effetto collaterale che ti ha creato, ma guardiamo insieme, guarda, scontrati con questa cosa, prendi consapevolezza. Sì, passaci attraverso. Sì, assolutamente, letteralmente. Sempre. Ma è sempre un po' il discorso che abbiamo paura del dolore, della sofferenza, che è sempre qualcosa, non so, forse lo stiamo vedendo ancora di più in questi tempi, no? La privazione, il ruolo della privazione. Sì. Adesso, a proposito di ombre e a proposito di libera scelta, propongo un gioco. Che dici? Facciamo il momento premio? Sì, allora, se non ci sono altre domande, visto che Fabio ha scritto un commento, volevo vedere velocemente quello di Fabio, poi possiamo passare. Tanto, diciamo che la prima ora era dedicata alla discussione, poi... E altre domande? La discussione continuerà assolutamente, però è giusto, facciamo un attimo la pausa, gioco a primi. Mi piaceva tantissimo a questa cosa della premiazione.
Allora, qui dice Fabio, noi veniamo generati nell'oscurità, nel grembo e ritorniamo al fine dell'oscurità. Tutto l'universo, tutti gli elementi, le creature e i fenomeni nascono e finiscono nell'oscurità, sperimentando la luce, portandosi con sé nell'arco dell'esistenza di un ciclo anche le ombre. E questo è forse l'aspetto più formativo per i viventi, non bisogna averne paura. Fa parte dell'essere, senza questa dualità di luce e ombra, non vi sarebbe nulla di tutto questo. Assolutamente sì, concordo totalmente. Sì, è il gioco della dualità. E su questo dovremmo fare una live sulla dualità perché. A noi quello ci rovina un attimino la nostra cultura, le nostre radici cattoliche, perché per quanto magari qualcuno di noi ha una diversa spiritualità, ma comunque, essendo che è da secoli che siamo ben radicati in questo tipo di cultura, a livello inconscio ci trasportiamo questa ideologia. E nella cultura cattolica c'è il bene e il male, quindi c'è quello che è giusto e quello che è sbagliato, e c'è la figura comoda del diavolo che tanto è tutta colpa sua per pulirci la coscienza. In altre belle spiritualità, ad esempio in quella celtica, correggimi se sbaglio, che la conosci meglio di me, c'è l'incontro tra il maschile e il femminile. In quella nordica c'è l'incontro tra il fuoco, che è il caos che alimenta il cambiamento, e il ghiaccio, che è la stabilità. Ci sono sempre incontri alla pari, c'è il giorno e la notte, ma non c'è mai un bene che fa bene e un male che fa male. È sempre un incontro di due cose al 50%, un po' come il Tao, come lo Yin e lo Yang. Occorrono entrambe. E tanto che, ad esempio, nel solstizio d'inverno, il momento più oscuro dell'anno, nasce, piano piano le giornate si allungheranno, quindi nasce il sole nuovo. Nel solstizio d'estate è il momento più luminoso dell'anno, al contrario, dal giorno dopo le giornate leggermente si accorceranno sempre di più. Quindi è favoloso come dove uno dei due ha il suo massimo livello di espansione, fa nascere l'esatto opposto. Quindi non sono due opposti che si scontrano, ma uno che fa nascere l'altro in continuazione. Ed è così che dovrebbe essere. Eh sì, ed è paradossale che nella stagione più decadente dell'anno, che è quella che stiamo vivendo adesso, in realtà ci sono i frutti più zuccherini a sostenerci, no? Penso sempre a quello che ci dà la terra. Quindi davvero, se, secondo me, se abbiamo un cammino sempre legato alla spiritualità della terra, notiamo anche tutte queste sfumature. La natura ci dà già tantissime risposte che magari la psicologia, i libri, gli altri non ci danno. E vabbè, io avrei tantissime domande, però ce n'è una di Nicola. Ciao Nicola, Ciao. amica e collega. Allora, che chiede? Ci sono degli aneddoti ispiranti della tua formazione che hai voglia di condividere? Ehi, momento spot, mi metti su un jingle, una musichetta. Cantami qualcosa, momento spot. Sì, ci sono, scusami Nicola, io sono un po' un pigla. Ci può dire pigla, in diretta, sì, non è una Ma parola, come sì. cane può dire tutto. Ne approfitto. Perché c'è questo bellissimo libro che non so chi l'ha scritto, però non sono trovato in libreria. Ecco, Promotion. esatto. Questo serviva. Che è un po' una riflessione, una condivisione abbastanza intima, un po' del mio diario di viaggio, che ho voluto fare e rendere pubblica perché possa dare comunque. Se qualcuno ne troverà qualcosa di buono, ben venga. E tra l'altro è uno dei due premi del gioco a premi. Un premio di chi vincerà il gioco a premi sarà il libro, l'altro premio sarà un appuntamento galante con Anna Imeton, che vi raggiungerà lei portandovi la cena che volete, quindi passerà al McDonald's o al cinese a prenderla, arriverà a casa vostra con una bottiglia di Stavo vino. leggendo un commento, non l'ho sentito, faccio finta di niente. No, comunque ci sarà sia questo libro, scusate il piccolo momento commerciale, ma dobbiamo pur campare, sia, scherzi a parte, un consulto privato con Anna Imeton a chi, tra virgolette, vincerà questo giochetto, che è semplicemente una scusa per farvi lavorare col vostro aspetto d'ombra. Scherzi a parte, aneddoti, ce ne sono tanti, e scusami se mi sono inserito con la promozione, aggrappandoti al tuo commento. Ma in realtà io ho avuto la fortuna di avere un
un maestro, ho avuto ottimi insegnanti lungo il cammino, ho avuto ottimi insegnanti che mi hanno veramente insegnato tanto, ma ho avuto un unico maestro, quello che io chiamo maestro, la M maiuscola, di cui parlo anche nel libro, ha avuto la capacità di prendere tutte le mie certezze e smontarle. Ad oggi io posso garantirti che lui non mi ha insegnato nulla, ma mi ha fatto mettere in gioco tutto. Questo penso sia il ruolo fondamentale che ha avuto, infatti è l'unico che chiamo maestro. Ogni volta che lo incontravo in questo cammino era sempre un ti disturbo qualcosa, prendo qualcosa che tu mi mostri alla luce e ne approfitto per tirare su tutte le tue ombre e distruggere tutte le tue certezze. E quindi auguro veramente a tutti voi di incontrare qualcuno così, che sia la figura di un maestro, ma che sia anche semplicemente la battuta di un amico, di un collega, che possa sempre darvi quell'attrito che è molto scomodo perché è assolutamente fuori dalla zona di comfort, ma che possa darvi quella consapevolezza, quel ragionamento di effettivamente ha ragione. Un aneddoto che posso darti: io sono sempre stato caratterizzato da una, adesso molti delle persone che mi conoscono attualmente mi manderanno a quel paese perché sono l'esatto opposto, ma sono sempre stato caratterizzato da una forte gelosia, sia nei rapporti amorosi, sia nei rapporti d'amicizia, sia ero geloso banalmente se gli amici in adolescenza organizzavano un aperitivo e non mi invitavano, o magari lo organizzavano quando io non c'ero. Veramente ci stavo male, letteralmente, per dirti come funzionava il rapporto con mio maestro. Parlandone con lui, c'era in ballo una frequentazione, e lui mi ha ascoltato, uno dei miei deliri sulla gelosia, e mi ha detto: ma ascolta, mi fai vedere lo scontrino? Ho detto: scusa, uno, cosa sente lo scontrino? Due, che scontrino devo farti vedere? È lo scontrino di quella persona, ne parli come se fosse tua, perché se hai lo scontrino magari la porti indietro e te la cambiano. E io ho fatto: ah. Io vi giuro, io ad oggi la mia gelosia non è cambiata, ma ogni volta che mi nasce dall'ombra la gelosia, a me viene in mente il mio maestro che mi dice: favorisci lo scontrino, e scoppio a ridere, la gelosia si è già sciolta. Quindi non è che la gelosia svanisce, però è una tua caratteristica magari, ma cambia che sei tu che tieni le redini. E a me tuttora, a distanza di anni, ogni singolo giorno mi viene da ridere pensando a dov'è lo scontrino. Se io sono geloso con la Nemeto, la prima cosa che faccio non le rompo le scatole a lei, cerco nel portafoglio su ancora il suo scontrino così posso cambiarla, solo che purtroppo l'ho perso e quindi me la devo tenere così. Però per dirti come funziona, quando tu sei consapevole di una cosa, non è che quella cosa sparisce, magari col tempo si scioglie anche, ma cambia il tuo approccio a quella cosa, cambia che tu inizi a tenere le redini. Se tu hai un cavallo imbizzarrito, non è che devi sopprimere il cavallo, devi imparare in qualche modo ad addomesticarlo. È un po' questo il senso. E quindi spero di averti risposto in qualche modo. Scusa l'esempio un po' scemo, ma è un esempio realistico, piuttosto che sta qua a farti seminari. Ti ho portato un'esperienza concreta accaduta che mi ha dato tantissimo. Adesso ci diciamo, le persone non sono cose, ma diciamo che con lo scontrino dà ancora più l'idea materiale. Intanto vediamo. Ah, sai che c'è una maestra? Eccola! Con la maestra, Francesca. Condivido ciò che dice: l'insegnante deve avere un grande talento per condurre alla curiosità i bambini. Sì. Ma non è da tutti gli insegnanti aperti. Ciao Francesca. Guarda. Per me ci sono tre, chiamiamoli mestieri, che sono sacri. Quattro. Chi lavora con i bambini, perché ha il compito di crescere gli uomini e le donne del domani, quindi parlo sia per insegnanti, sia per i genitori, sia per chiunque. Chi lavora con gli anziani, perché si prende cura degli antenati, si prende cura di quelli che ci hanno comunque offerto, dato anche solo un'esperienza, quelli che si prendono cura degli animali, e chiunque fa un agricoltore, chiunque fa un lavoro proprio con le mani nella terra. Perché se voi andate da un agricoltore qualsiasi, può essere il più bigotto possibile, ma a livello d'anima è ormai diventato un tutt'uno con i cicli della terra. Quindi vi dirà sicuramente parole sagge, dette magari in maniera grezza, ma
sono veramente per me i quattro ruoli più sacri, e il primo è assolutamente quello di crescere, accompagnare le nuove generazioni. Quindi assolutamente tanti complimenti per questo mestiere, che immagino non sia per niente facile. Soprattutto oggi, in questo periodo, con mascherine e tutto quello che ne consegue. E Fabio aggiunge che l'allegoria dello scontrino illuminante riguarda la gelosia, quindi la ricorderemo. C'è nel libro. Non mi ricordo se c'è, non mi ricordo se ci sarà, se c'era. Anche Serena usa l'altro Io metodo. scontrino. Oramai sì, ricorderemo così. Quello dello scontrino. Quello dello scontrino torna alle tue serate. Vediamo se lo posso riportare indietro, non lo so, Senti, ma arriviamo alla parte giocosa della serata. Allora, facciamo, è un esperimento, concedetemi un esperimento, il premio c'è davvero, quindi c'è, e anzi, tutte le volte che Unlimited vorrà dedicarmi questa condivisione pubblica, azzardo che col suo permesso, col suo benestare, proveremo delle sperimentazioni. Una cosa molto, molto, molto semplice. Noi siamo tutti connessi come le cellule del nostro corpo, quindi tutti noi passa lo stesso fluido vitale che per le nostre cellule è il sangue, per noi il respiro, noi respiriamo lo stesso cielo. Siamo tutti in case diverse, in luoghi diversi, ma siamo tutti accomunati dall'essere immersi nella stessa atmosfera. Quindi letteralmente col respiro possiamo connetterci. Il respiro è quella sostanza che entra in noi e che ci porta al collegamento con tutti quelli che l'hanno respirata prima e con tutti quelli che la respireranno poi. E come le cellule hanno, una singola cellula contiene in sé il DNA genetico di tutto il corpo, così dentro di noi c'è tutto il potenziale di qualsiasi essere vivente, di qualsiasi collegamento con Madre Terra. Non c'è un singolo umano che appena riesca un attimo a liberare la mente, non si connette immediatamente, banalmente con una foresta, con una montagna, col mare, con l'oceano. Se ci pensiamo, ognuno di noi ha un luogo naturale dove quando ci va si sente assolutamente ricaricato. Quindi alla fine siamo tutti simili, siamo tutti connessi allo stesso pianeta e tutti siamo immersi nella stessa atmosfera e ancora di più nella stessa energia, nella stessa vibrazione. Ma parliamo proprio di cose anche concrete, lo sciamanesimo porta concretezza alle sue affermazioni. E per questo vi butto lì un piccolo esperimento. Proveremo a dedicarci qualche minuto a una piccola meditazione, quindi meglio se occhi chiusi, meglio se hai bendati, meglio se... A cosa serve la benda? Se io chiudo gli occhi, una parte di me continua a pensare, devo tenere gli occhi chiusi, e quindi la mente non esce di scena. Se io indosso una benda o qualcosa che mi copre gli occhi a forza, fa tutto lei, quindi non devo più avere una parte razionale che continua a dire chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Comunque, chiudiamo gli occhi, ci dedichiamo qualche minuto al mio via, anzi al via di Anime, visto che lei la... Scusa, non ho capito. Lascio lo schermo solo a te adesso. Ah, ok, va bene. E ci dedichiamo qualche minuto in una posizione comoda, così il nostro corpo non ci rompe le scatole. Semplicemente a lasciare fluire. Cosa vuol dire? Vuol dire che non devo forzarmi di non pensare, non devo forzarmi di non avere sensazioni fisiche o emotive, ma devo semplicemente fare un passo indietro e un passo in alto. Quindi per qualche minuto una respirazione bella, profonda, inspiro col naso, espiro con la bocca e semplicemente mi metto testimone di tutto ciò che accade, dei miei pensieri, delle mie sensazioni. Lascio fluire senza ostacolare nulla. Durerà 4-5 minuti. Abbiamo un pezzo di Einaudi, quindi spero il video non verrà bloccato e Unlimited denunciata per violazione di copyright, ma in questo momento non è qui con noi, quindi sono cavoli suoi. E durante questi minuti vi chiedo di lasciar fluire, se poi qualcuno conosce tecniche particolari, ben vengano, e di focalizzarvi un attimo su di me, non per il mio ego, non perché sia chissà chi, ma perché io traccerò su questo
pezzo di carta con questa penna un simbolo. Un simbolo semplice, fa un disegno ma molto archetipo, una cosa banale, non metterò giù la formula della relatività o non metterò giù un progetto ingegneristico. Farò un simbolo veramente semplice, traducibile anche solo con una parola. Alla fine della canzone, quindi ci sarà la traccia musicale a guidarci, quando la traccia musicale sarà finita, vi chiedo di aprire gli occhi e su un pezzo di carta tracciare quello che avete visualizzato che io stavo disegnando. Quindi proviamo questo esperimento telepatico. Dopodiché vi chiederò di scriverlo, non so se qua si possono postare immagini o altro, ma di scriverlo con una parola, con una frase. Il primo di voi che scriverà la cosa che si avvicina di più, e sarà la cronologia della chat a dimostrarlo, vincerà sia una copia del libro che gli spedirò, sia un consulto di presenza o via virtuale con Anne e Beton. Quindi questo è per incentivarvi a lavorare. Quindi mi raccomando, carta, penna, una benda per gli occhi o occhi chiusi. Per quello che riguarda la canzone, pensate solo a lasciarvi fluire e a dedicarvi a cosa sto scrivendo, a cosa sto tracciando. Quindi gli unici due obiettivi sono lascio fluire e sono là su quel foglio con quella penna a vedere che diavolo di tranello mi sta facendo. E appena la canzone finisce, stacco dalla meditazione con armonia, con gentilezza, ovviamente. Se scendo in uno stato profondo, con la stessa dolcezza, la stessa calma, riemergo. Non faccio una cosa troppo rapida. Riemergo, riapro gli occhi, mi sciolgo un attimo, mi segno da qualche parte quello che ho visualizzato. E poi, con calma, lo scrivo nella chat. Il primo che scrive qualcosa che si avvicina, ma sono convinto che qualcuno la azzeccherà anche, allora avrà questi primi. Mi raccomando, non sforzatevi di indovinare, semplicemente osservate, avete tutte le capacità. Lasciatevi andare e osservate, semplicemente aprite gli occhi, non quelli fisici, ma quelli della mente, quelli del cuore, e siate qui con me mentre scrivo, mentre disegno quella cosa. Poi dopo andatevene da casa, che non voglio ospiti stanotte, grazie. Quindi, che dici? Qualcosa da aggiungere? O... hai detto tutto. Quindi, adesso cosa succede? Faremo partire la musica, immagino. Facciamo partire la musica. A musica finita, gli lascerà una meditazione, quindi? Ci sarà anche la tua voce o semplicemente musica? No, però la mia voce potrebbe distrarre. Ho già spiegato tutto adesso ed è il compito estremamente semplice, ovvero lasciar fluire, non fare nessuna guerra interiore. Se fate una guerra dentro di voi, siete comunque perdenti. Quindi semplicemente lasciate fluire i pensieri, la fantasia, l'immaginazione, lasciatele andare, lasciatele sfogare e semplicemente occupate questi 4-5 minuti a distaccarvi. Quando raggiungete un buon momento di distacco, focalizzatevi sul che diavolo sta scrivendo quel disperato. Lo scrivete, lo disegnate, sarà una cosa traducibile veramente con una parola. E poi vediamo di vedere cosa succede, se questo esperimento è andato a buon fine. Nei corsi di sciamanesimo di solito ci azzeccano tutti, solo che magari è un corso che dura un weekend dove ci si prepara da veramente sgombra. Guardiamo se qualcuno riesce a oltrepassare le sue ombre e in questi 5 minuti arrivarci lo stesso. Ok, allora ci dai tu il via. Sì, appena parte la musica e appena finisce ci ritroviamo al di qua. Buon viaggio a tutti. Occhi chiusi e non barate. E se dovessero arrivare pensieri, preoccupazioni, cosa facciamo? Andiamo. Thank you.
Iniziate a raccogliere il momento, iniziate con la stessa dolcezza con la quale siete scesi in questo stato di, mi auguro, consapevolezza, di centratura, di ascolto, a riemergere. Io ho tra le mani il mio disegno e visualizzate, immaginate la mia mano su questo disegno e semplicemente spostatela, toglietela in modo da poterlo visualizzare. È un disegno estremamente semplice. Togliete tutta la vostra fantasia, tutti i vostri ragionamenti, andate diretti a togliere la mia mano e semplicemente guardare. Segnatelo, disegnatelo, fate ciò che volete, ma da adesso ai prossimi 4-5 minuti attenderemo che scrivete in chat, non siate timidi, non fate agire. Posso mandarmi un messaggio in privato? Mm? Possono anche mandarmi un messaggio in privato nella Messenger se vogliono. Magari non hanno voglia di scrivere. Magari l'ombra della timidezza, non vogliono esporsi a far vedere che hanno sbagliato? Vabbè, te lo dico. Io direi facciamoli esporre. Anch'io ho insegnato qualcosa. Se volete usare il messenger privato va benissimo, ma sappiate che lo stanno usando le vostre ombre. Il vostro senso di non mi espongo, preferisco scrivere solo a lei piuttosto che in diretta mondiale. Quindi io sto cullando l'ombra. Ci sono i cullatori dell'ombra anche. Bene, dai, stanno arrivando le prime ipotesi.
chi dovesse vincere in forma privata assolutamente scrive a Nemeton il suo indirizzo in modo che gli faccio capitare il libro. Mm-hmm. Però mi raccomando, in forma privata, prima che tutti quanti gli spediscano enciclopedie o... Il giudice sarà Nemeton, perché vedo che alcuni di voi ci sono andati vicinissimi. E... allora, la cosa giusta, 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 no, ma li sarebbe troppo, però molti ci siete andati vicini, un buon 80%. E quindi poi la giudice sarà Nemeton, ma ovviamente conta sia la precisione di quanto ci siete andati vicini, sia, come ogni concorso, il primo che ci è arrivato. Quindi... facciamo una cosa, visto che non ho idea di quanti siano connessi. Questa cosa bellissima, comunque, sto leggendo. Bellissima. Visto che non ho idea di quanti siate connessi, e poi comunque questa live sarà ricaricata, se riusciamo, se non facciamo disastri, sui nostri Instagram. Anne Meton, qual è stata la tua ombra più importante oggi? Oggi? Sì, facciamoci una chiacchieratina noi mentre loro terminano, concludono. Esatto. Avete 3 minuti da ora per concludere. Yeah. Anche per pensarci, sai che non me ne viene. Oggi è stata una giornata particolarmente luminosa, devo dire. Sto pensando però a quella cosa che... dimmi la tua. La mia ombra più grande di oggi è assolutamente il mio problema con i social, sapendo che devo fare questa cosa in diretta con te. Il mio problema nella gestione social con la tecnologia. Ma nel senso che? Nel senso che lo sai, no, lo sai meglio di me, che devo fare 1000 cose tra Instagram, pubblicità e tutto, ma... l'uomo dei boschi non sopporta più di 2 minuti al telefono o sui social. Ora ce l'hai fatta egregiamente, siamo a 1:21 di live. Sì, ma quanto ci hai messo tu ad inseguirmi per avermi qua a 1:21? Sì, mamma mia, poi rispondo tipo dopo anni. Ecco, esatto, quindi oggi è stata dominante quella. Auguri se vorrete contattare Orma d'Orso. Contattano le persone, dici un po', mentre qui arrivano le risposte. Allora, chiunque di voi, e scusate, non è cattiveria, ma è proprio, penso una mia ombra, un mio modo. Qualsiasi persona, io ho un vecchio profilo di Facebook e penso sia ancora attivo, non aggiungetemi lì che tanto non lo considero, non mi ricordo neanche più le password d'accesso. Mi trovate su Instagram come Orma d'Orso e quindi mi auguro ci sarà, ci possano essere anche futuri buoni scambi. Sappiate che io sono disponibilissimo quando mi trovate a dare qualsiasi condivisione, ma se una persona mi chiede spiegami come funziona un trattamento sciamanico, io le dico passa a trovarmi nei boschi, assolutamente. Quindi mi conosce bene anche Andrea, sono molto più che l'approccio telefonico, l'approccio di riuscire ad organizzare di presenza, da riuscire a... o magari si fa anche un gruppetto, io sono per i gruppi piccoli e sono piuttosto per seguire la persona in singolo, ma piuttosto si fa un gruppetto assolutamente da esperienza nel bosco, esperienza sul campo, più che perdersi lunghe ore in chat, anche perché purtroppo molte persone sono curiose, ma o è solo curiosità, o hanno l'ombra di voler sperimentare, ma poi sono bloccate, quindi magari in chat tutte le sere ti parlano per ore di quanto vorrebbero fare lo sciamanesimo, ma poi non prendono mai quel cacchio di treno per venire a farlo da me o da qualcun altro. E quindi la mia prima risposta è: ehi, lavora sulla tua ombra, se ti interessa sono qua, se no pace. Quindi diciamo, Ombra d'Orso, che da stasera chiamerò così. Ombra d'Orso.
Orma è anche ombra d'orso. D'inverno, dai, quando vai letargo sei ombra d'orso. Diciamo che ha un carattere un po' solitario, un po' eremitico, direi. Quindi bisogna un pochino tirarlo fuori dalla sua caverna ogni tanto. Assolutamente. Io ho il pregio e il difetto allo stesso tempo che quando ho lavorato sulla solitudine mi ci sono completamente innamorato, quindi sto da Dio nei miei boschi ed è molto difficile riuscire, sai qualcosa, riuscire a stanarmi. Nella prossima live parliamo anche di solitudine, quindi Sì, ci sta come argomento. Prossima live solitudine, mi piace. Infatti, te la volevo chiedere, volevo fare questa domanda, ma so che avrei aperto un mondo infinito. Allora, ad un certo punto facciamo che chiudiamo le risposte Sì. con le migliori informazioni televisive. Cosa hai visto? Ti sei illuminata all'immenso. Forse andarlo a salutare nella sua caverna, più che tirarlo fuori. Guarda, è ottima cosa e se mi portate anche una bottiglia di vino, proprio venite accolti come vi accoglierò come dei re e delle regine. Se venite direttamente voi senza farmi perdere le ore in chat e mi portate pure del buon vino, della buona birra, sarete veramente accolti come vi sentirete re Artù alla tavola rotonda. Appena siamo nei confini comunali, perché noi siamo in Lombardia, Eh quindi. sì, ah, vedi che mi conosce allora, cioè, mi deve perdonare la tua donna Andrea, ma io ti amo, cioè, vedi che chi mi conosce subito si fa riconoscere che mi conosce. Bene, bene. Allora, Risposte. dovrai farmi te da giudice, Però devi farci vedere il tuo capolavoro. eh? Sì, il mio capolavoro pessimo. La prima cosa che volevo fare era, mi è venuto in mente Il Piccolo Principe, ma ho detto no, troppo complesso, andiamo sul dettaglio. E quindi ho disegnato la rosa del Piccolo Principe, ma tutta nel completo, quindi un fiore, una pianta. La rosa è intesa proprio come pianta, come essere vivente, infatti ho disegnato anche le radici proprio per la sua interezza di vegetale, di fiore. Allora, E vediamo. quindi adesso a te, leggendo dall'inizio, direi che il primo che ha detto qualcosa di vegetale. Solo cosa è stato detto? Un pianeta, una sfera. Stella in un Però ci punto. sta quel Piccolo Principe che abita sul capita sul pianetino, attenzione. Sì, è vero. Perché il primo pensiero, ripeto, è stato il Piccolo Principe, poi ho detto no, troppo complicato, facciamo solo la rosa del Piccolo Principe. Comunque, sa che eravate tutti connessi con me, cioè io ho disegnato quella maggior parte delle cose che dicono loro, quindi attenzione. Ho visualizzato un occhio aperto, forse il terzo occhio, e dopo uno spicchio di luna con la gobba rivolta verso il basso, come un sorriso. Un occhio, una foglia, attenzione, ci stiamo avvicinando, una foglia che Comunque, la prendere foglia. in considerazione anche un pianeta, perché comunque il pianetino del Piccolo Principe, che è la caratteristica di questo mondo con i Quindi pianetini uno lo si abitati. vede, petali e foglie e radici, giusto? Sì, eccolo qua. Lo Petali vedete? e radici, ci sono spine. Sono giudice molto severo. Oh, un albero e una libellula in volo. Anche l'albero. Sì. Una stella o un albero. O una pianta su un asteroide, cioè la rosa del Piccolo Principe. Vediamo se si avvicina di Siete più. stati bravissimi. La giaguaressa dice una falce di luna crescente. Penso sia Andrea, tuo amico che. Sì. Saluta Ok. la giaguaressa, ma l'ho vista partecipe anche lei, quindi la saluto direttamente. Dice come metafora del viaggio della vita. Una Ci siete porta. andati comunque tutti vicinissimi, comunque il viaggio, la stella, cioè in tanti sono andati veramente vicini. Una porta e tu avevi al collo arrotolato un serpente. E c'è anche il serpente nel Piccolo Principe, e il Piccolo Principe nel romanzo dalla Terra torna sul suo pianeta attraverso il veleno del serpente che lo uccide in modo che lui possa rinascere sul suo pianeta. Quindi ci sta anche la porta di tornare a casa passando dal serpente. Favoloso. Quindi tu hai pensato al piccolo principe quando hai disegnato? Allora, il primo input è stato il Piccolo Principe.
Ma proprio il libro, cioè tutta la storia, solo ho detto come cacchio faccio a rappresentare la storia del Piccolo Principe in uno schizzo. Ho detto mi focalizzo sulla sua rosa, visto che tutto il suo viaggio pensava alla sua rosa. Però il disegno della rosa la comincia la vicenda del Piccolo Principe. E se leggete comunque, molti di voi hanno preso comunque dei significati. Ma comunque io ho fatto l'esperimento e mi sono sporcato le mani col farvi lavorare. E a Nemeton si sporca le mani dovendo prendere una decisione. Vabbè, Quindi intanto vi faccio vedere anche il mio, tanto per prima fare anche il doppio. Vediamo chi andava da Orma d'Orso e chi andava dal Nebbio. Io ho disegnato invece una luna, no, di qua, una sfera, quindi tutti quelli che hanno detto sfera erano in sintonia con me, una luce, una candela. Non so, mi è arrivato questo. Quindi ho visto tante sfere. Evidentemente, non so, arrivava questa forma, l'occhio, arriva qualcosa di circolare, secondo il me. pianetino del Piccolo Principe. Arrivava questa idea forte, non so, a me è arrivato quello in connessione con gli altri. Sì, ma infatti appena ho pensato al Piccolo Principe, l'immagine era il pianetino con lui sopra, la classica immagine che c'è, cioè quella era. Quindi dimmi te, per me possiamo dare anche chi ha preso me e chi ha preso te, anche due libri, due consulti, come vuoi tu, però sei tu la giudice, a te Allora, l'ombra di esprimere un giudizio. il discorso è tuo, io sono, mi trovo semplicemente in sintonia. C'è una persona che tra tutte ha trovato un elemento presente nel tuo, e quindi dobbiamo premiare solo una persona questa volta. Sì, il vincitore è assolutamente Andrea Favarin perché ha scritto Idromele. No? Ah, non era l'Idromele. Scusa, pensavo l'Idromele, che lui ha messo l'Idromele, quindi gli do il libro. No, scusa. C'entra? No, Andrea, scusami, ci ho provato, te lo giuro, ci ho provato io così come sono stesso, ma è tecnica. stata imparziale. No, serviva proprio almeno un elemento. No, sì, assolutamente, Anche se assolutamente. Promossa a pieni voti, scherzi a parte. Debra ci è arrivata, quindi direi Sì, che quindi aggiudica Debra, una copia del tuo scrivi. libro. Sì, scrivi direttamente a Nemeton o a me su Instagram, assolutamente in forma privata al tuo indirizzo, così ti arriverà il libro e poi ti accorderai con lei direttamente per un ottimo consulto. Se questa cosa vi è piaciuta, dateci un feedback che altri esperimenti però li rifaremo volentieri, se vi è piaciuto ovviamente come cosa. Sì, e poi se vi dovessero arrivare anche domande dopo questa live, perché magari appunto le nostre ombre che muovono domande possono anche arrivare di notte le ombre, no? Anche nei sogni, ogni tanto ci smuovono delle Beh, il zone sogno è il regno dell'inconscio, quindi d'ombra. Ecco, un'altra assolutamente. live. Allora, facciamo una cosa bella. Voi adesso avete i nostri due contatti, tutti quelli di Animeton, quindi Facebook, quindi Instagram, quindi anche il canale YouTube, e il mio Instagram che è proprio Orma d'Orso. Voi adesso, se avete dubbi, domande, scrivetecela a me o a lei o a entrambi. La prossima live che faremo sull'argomento solitudine si aprirà con le nostre risposte alle vostre domande. Quindi l'idea sarebbe di volta in volta proponiamo un argomento. La volta dopo lo concludiamo rispondendo alle domande di quello vecchio e proponiamo quello nuovo. Che ne dici? Che Mi sembra una bella idea. Ci ne piace. dite voi? Noi la proviamo. Metteteci un'icona, un cuoricino, se vi piace. Sì, Date qualche metteteci dell'idromele, spediteci dell'idromele, del vino, del tabacco. Niente, si sono addormentati tutti. Che Sì, ore sono? Oh, siamo nei tempi, bravissimi, proprio. Un applauso. in realtà comunque ci avete azzeccato in tanti, hanno comunque percepito qualcosa di similare, segno che comunque Tantissimi, comunque, anche albero. cioè nessuno ha detto un elefante, nessuno ha detto, cioè tutti comunque più o meno hanno preso degli aspetti, segno che effettivamente quando lasciamo da parte il dominio delle nostre ombre e lasciamo fare all'anima del mondo, accadono cose favolose. Questo è stato un esempio banale, ma giusto per farvi prendere consapevolezza
non siamo esseri singoli, siamo tutti immersi in un tutt'uno. Cioè l'unico vero essere, l'unico vero collegamento è la Terra. Noi siamo gocce in un oceano, ognuna con la sua identità, ma immersa in tutto ciò che ci circonda. Perfetto, direi che se non ci sono domande particolari, comunque si vengono. Penso che sono tanti ringraziamenti. Ah, non sono più andata avanti. Grazie a tutti voi. È favoloso. Una bella idea. Bene, viene, è stata apprezzata. Sì. Quindi adesso sta a voi farci ottime domande in modo che la prossima live che faremo insieme avremo l'argomento iniziale di rispondere, di condividere, di parlare di quello che ci condividerete. Assolutamente. Grazie ancora, e abbiamo detto tutto per questa sera, sì. Contatti li abbiamo dati. Sì, e la prossima volta continueremo parlando della solitudine, un'altra bella mazzata che ci aspetta. Grazie a tutti voi, un abbraccio fortissimo e grazie del tempo che ci avete dedicato di esservi messi in gioco. Siete favolosi. E grazie soprattutto a Nemeto che ci ha ospitato e che mi ha inseguito per mesi per riuscire a fare questa cosa. È così. Intanto ne approfitto per dirvi che la prossima live sarà il 22 novembre e sarà in occasione del primo quarto di luna. Avremo come ospite la seconda persona naturvistata sul mio canale, vale a dire Paola Farini, psicologa e psicoterapeuta, ci parlerà di cura e di prevenzione in questo tempo, prevenzione psicologica in questo tempo così particolare che stiamo vivendo. Quindi non perdetevi la prossima. Ottimi argomenti. Sì. E non perdetevi la naturvista con Norma D'Orso sul mio canale. Quindi... Sì. Ciao. Buona serata a tutti, grazie. E buon nuovo ciclo di luna soprattutto. Sì. Ciao. Ciao.